Un'altra grandissima eccellenza italiana a Tutto Food 2019. Sto parlando di Tassoni, un'azienda italiana di Salò con 226 anni di storia alle spalle. Sono con Gianmaria Ambrosi, responsabile del settore Horeca per l'azienda. Gianmaria, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, siamo qui, abbiamo presentato due nuove linee. Siamo un'azienda diversamente giovane, come dico io, come mi piace dire, e abbiamo 226 anni, siamo conosciuti principalmente per la nostra cedrata, che è un prodotto ormai diventato iconico e simbolo anche del nostro marchio, e da qualche anno a questa parte stiamo presentando dei prodotti che noi speriamo siano innovativi per questo settore. Abbiamo presentato inizialmente una linea fiori frutti con il fior di sambuco, la pesca amara e il mirto in fiore, che dal mese di maggio di quest'anno, quindi qui è in presentazione in anteprima al Tutto Food, entreranno in una linea bio dei nostri prodotti. E poi un'altra novità importante di questo Tutto Food è sicuramente la nuova tonica ai limoni del Garda, che va a completare la nostra gamma con la nostra tonica classica, lavorando sempre una tonica in modo naturale, quindi ottenendo l'amaricante in modo naturale, usando una particolare china gialla che ci permette di fare questo tipo di lavorazione, e una aromatizzazione ai limoni del Garda, nato da un progetto di collaborazione tra la Regione Lombardia e la nostra azienda e le limonaie del Garda, per un recupero proprio di queste limonaie che da qualche tempo erano state un po' abbandonate, ma negli ultimi anni insomma le stiamo riprendendo in mano e le stiamo facendo tornare a funzionare anche come attrazione turistica oltre come produzione di agrumi. Quindi un omaggio, diciamo così, alla vostra terra, utilizzando prodotti che arrivano direttamente dalla vostra terra. Sì, è proprio un omaggio alla nostra terra, perché noi siamo da sempre a Salò, sul lago di Garda. Anzi, vi invito a venirci a trovare, perché vi potremo far innamorare di noi, perché io quando sono entrato la prima volta in questa azienda mi sono innamorato prima dell'azienda, di come lavora e di come vengono lavorate le materie prime in questa azienda, e volevamo proprio un prodotto che fosse testimone del nostro territorio, del territorio dove noi operiamo da tantissimi anni. Voi appunto state proponendo poi una linea bio. Ora, al giorno d'oggi l'aspetto bio è quello che va molto, diciamo, per la maggiore, se vogliamo, è diventato di moda, ma l'importanza del bio e soprattutto come viene certificato bio, come può essere definito bio adesso un prodotto vostro che in realtà già esisteva, cioè spieghiamo al consumatore perché bio. Allora, bio perché innanzitutto cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei nostri consumatori, che sono sempre più esigenti e sono sempre alla ricerca di prodotti da una parte innovativi e da una parte più salutistici. E abbiamo fatto tramite il nostro ufficio di ricerca e sviluppo tutta una ricerca per cercare di avere dei prodotti che fossero più naturali possibili e più salutistici. Già compravamo le materie prime biologiche e ci mancava qualche piccolo ingrediente. Siamo riusciti, dopo due anni di ricerca, a ottenere anche questi piccoli ingredienti che ci mancavano. La nostra azienda può lavorare biologico, quindi ha tutte le certificazioni necessarie per lavorare biologico, e da qui quindi abbiamo creato questa nuova linea. Non l'abbiamo fatta su prodotti storici dove non potevamo avere tutto biologico, ma sui nuovi prodotti che abbiamo creato proprio questa linea biologica, partendo da fiori di sambuco biologici, da pesche e da mandorle a mare biologici, da mirto che è sicuramente biologico visto che cresce in natura da solo senza coltivazioni, e andiamo avanti in questa direzione cercando di essere sempre più vicini a quello che ci chiede il mercato. Quindi adesso, oltre ad avere prodotti di vario tipo, potete proporre quindi al mercato anche prodotti totalmente naturali. Sicuramente sì, anche se già i nostri prodotti sono naturali, perché anche le nostre toniche non facciamo nessun procedimento chimico per ottenere l'amaricante, ma in entrambi i casi, sia nella tonica classica con una particolare arbusto del Centro America che deriva dalla pianta dell'acquassia, e sia la tonica nuova, questa ai limoni del Garda, dove usiamo la china gialla di altissima qualità proprio per non dover fare procedimenti non naturali, riusciamo a ottenere delle bibite sicuramente particolari e molto più naturali. Grazie allora Gianmaria, grazie mille, buon proseguimento di Tutto Food. Grazie mille a voi e buon proseguimento.